Ben ritrovati, la questione ambiente torna in primo piano. Da una parte abbiamo visto il rogo di San Vitaliano che ha avvelenato di nuovo la nostra regione, dall'altra il decreto sulla terra dei fuochi che è stato finalmente varato. Di questo parleremo con il dottore Franco Mazza dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Ben ritrovato, grazie per la sua disponibilità, dottore, come sempre. Intanto, com'è possibile, iniziamo da una prima valutazione sul rogo di San Vitaliano, com'è possibile che si registrino ancora disastri ambientali in queste aziende che lavorano rifiuti, perché ne abbiamo avuti tanti di esempi? Sì, gli esempi, appunto, come dici direttore, sono tanti, a cominciare dalla nostra Irma nel lontano 2005, che è stato uno dei più disastrosi dell'Italia meridionale. E sono continuati nel tempo, sembrerebbe che alle spalle ci sia una regia, un qualche cosa che come se fosse fatta per chiedere altro, non capiamo bene. E mi sembra interessante l'atteggiamento avuto dal Ministro dell'Ambiente proprio nei confronti di questi episodi, a voler capire, a voler indagare, a voler presidiare questi siti. Mi sembra una risposta giusta, che va nella direzione giusta, ma io voglio fare un accenno anche a San Vitaliano. San Vitaliano è uno dei paesi, dal punto di vista della qualità dell'aria, tra i più pericolosi per la salute dei cittadini. Perché dovete pensare che ad oggi, cioè stiamo a metà anno praticamente, abbiamo già 70 sforamenti di PM10, quando la normativa ne prevede massimo 35 in un anno. Cioè in quel luogo, al di là del rogo che è avvenuto tra l'altro a poche centinaia di metri dalla centralina posta vicino ad una scuola proprio di questo paese, ha registrato valori incredibili, valori diciamo che sono eccessivamente pericolosa, al di là dell'incendio, dicevo, e che sicuramente avrà avuto delle ricadute con diossina, con altre sostanze, con polveri sottili, eccetera, ma già di per sé la situazione è tragica, è tra una delle zone della Campania a maggior rischio per la salute dei cittadini. Parliamo dell'area del Nolano, naturalmente. Dell'area del Nolano, perché là, diciamo, un poco tra le province di Napoli e Avellino, esatto, un poco come la Valle del Sabato, è inclusa tra le montagne nostre della Bassa Irpinia e diciamo è il promontorio del Vesuvio e tutto il resto, quindi è un'area molto chiusa, quindi ci sono alti livelli di umidità, per cui si creano queste condizioni, ovviamente con una pressione antropica molto più significativa di quella della Valle del Sabato, si creano già di per sé queste condizioni gravi di inquinamento atmosferico. E i 70 sforamenti dall'inizio dell'anno ci dicono tutto, appunto, su questa condizione che vivono, certo, i cittadini. Ovviamente l'incendio non ha fatto altro che peggiorare, aggravare la situazione, ed è ovvio che va monitorato anche questo ulteriore episodio, tenendo ben presente però la direzione dei venti, perché nella giornata di domenica, io manco a farla apposta, mi trovavo a Rocca Rainola per un matrimonio, mi sono visto tutto il fumo venire verso la provincia di Avellino, quindi verso le colline nostre, per cui anche i monitoraggi ARPAC sicuramente lo fanno, debbono tener conto della direzione dei venti, certo, se si vuole andare vogliamo provare appunto a capire quelle che sono le conseguenze di incendi del genere, e soprattutto le ripercussioni sulla salute dei cittadini da una parte, ma anche sull'ambiente, perché come lei accennava l'ARPAC dovrà fare delle verifiche soprattutto per quanto riguarda ad esempio le coltivazioni che poi, certo, finiscono sulle nostre tavole. Certo, certo, è ovvio che come dicevo si sprigionano diossine, si sprigionano altre sostanze velenose, gli IPA, PCB, ma anche gli stessi metalli pesanti, eccetera. Ovviamente sono tutte dannose per la salute. Questo ormai è acclarato e accertato dalla letteratura scientifica. E voglio anche precisare un'altra cosa, che molto spesso ci capita di sentire
che vabbè, è andata all'ARPAC, ha fatto i rilievi e i dati sono tranquillizzanti, non c'è nessun rischio per la popolazione. Perché loro si affidano alla norma. La norma, da questo punto di vista, a mio avviso, è molto permissiva, perché in qualche modo consente a chi inquina di continuare ad inquinare. Non si possono mettere dei parametri, diciamo, che tengono conto della complessità dell'organismo umano e quindi della salute in generale, perché un valore 35 sforamenti ad esempio in un anno e possono essere diciamo sopportati da una persona in buone condizioni, ma non da un asmatico o da chi ha già problemi respiratori. Per pensiamo cui, anche ai bambini e agli anziani, chiaramente. Perfetto, per cui voglio dire, stare nei parametri non ci dà alcuna garanzia che questo vuol dire protezione dal punto di vista sanitario. Ecco, questo è un argomento che va affrontato, perché in condizioni come quelle di San Vitaliano, dove le condizioni orografiche sono quelle, tra l'altro come nella Valle del Sabato, non c'è via d'uscita se non ridurre drasticamente le emissioni ad ogni livello, certo, siano esse di natura domestica, da automobili, ma anche e soprattutto, come nel caso nostro, di natura industriale. Intanto, dottore, qual è la prospettiva di questo territorio? Abbiamo avuto, lei lo ha già accennato in maniera positiva, questa svolta con il ministro Costa, che ha fatto varare questo decreto sulla Terra dei Fuochi, con la speranza che ora si possa accelerare, soprattutto per quanto riguarda le bonifiche. Voi come avete accolto questa svolta, insomma? Noi abbiamo accolto positivamente questa svolta, perché finalmente, diciamo, si ragiona in termini concreti di questa area critica che è la Terra dei Fuochi, ma diciamo intesa come un'area molto vasta della regione Campania dove vi sono delle criticità, e quindi si evidenziano innanzitutto queste criticità e si comincia a parlare seriamente di quello che bisognerebbe fare, cioè di bonificare le aree che sono contaminate. E in regione Campania, al di là dei due siti di interesse nazionale che sono quelli appunto per la bonifica, ci sono circa 600 siti di interesse regionale che meritano attenzione. Ecco, lei intanto ha scritto anche al vicepresidente della giunta regionale Bonavitacola, chiedendo alla regione di fermare queste aggressioni sul territorio, soprattutto si faceva riferimento alla Valle del Sabato, che voi avete definito un po' come la terra dei fuochi della provincia di Avellino. Che risposte ha avuto finora? Beh, finora, devo dirlo, non abbiamo avuto nessuna risposta, forse perché non hanno capito fino in fondo qual è la gravità della situazione. La moria dei pesci dell'anno scorso nel fiume Sabato, e questo fiume che si colora di rosa, diciamo, sono i segnali più evidenti di una sofferenza profonda. Se poi accanto a questo ci mettiamo tutti i monitoraggi fatti negli anni nel fiume Sabato, capiamo che c'è una sofferenza profonda del corso d'acqua, che riguarda la presenza di sostanze organiche, ma non solo. E quindi su questo tratto di fiume, soprattutto che va da a Tripalda fino a superata la zona industriale verso Tufo, ci vuole una maggiore attenzione, ci vogliono controlli attenti, e bisogna fare in modo, la dico così in due parole, bisogna fare in modo che chi inquina, chi utilizza, come dice, atteggiamenti da criminale nei confronti del fiume, la deve smettere. Ecco, ma sono state individuate le cause di questi disastri nel fiume Sabato, insomma, un fiume che si è colorato, come diceva lei, di rosa, quasi di fucsia all'improvviso. Le cause di questo fenomeno sono state chiarite? Allora, quello dell'ultimo episodio, insomma, si è verificato a seguito di uno scarico improvviso e di breve durata nel tempo, per cui è ovvio che la segnalazione fatta subito all'ARPAC
ha consentito un controllo il giorno successivo. Ed essendo stato uno scarico, una tantum, diciamo, quando vai a fare il prelievo il giorno dopo non trovi più l'eventuale inquinante che nel frattempo ha raggiunto già il Tirreno. Quindi c'è un poco questo limite nella verifica e nei controlli. Per cui avevamo pensato, anche con gli amici dell'Associazione Movimenti Locali di Tufo, di fare un'altra cosa, cioè di andare a monitorare frequentemente il fiume e fare dei prelievi d'acqua quando si verifica l'evento, diciamo, dannoso per il fiume. Ecco, un'ultima cosa, state seguendo con attenzione anche la vicenda di Chianche, questo comune della provincia di Avellino dove si vuole localizzare un impianto, sì, per il trattamento dei rifiuti, un impianto di compostaggio. Sei comuni si sono rivolti al TAR per bloccare la realizzazione di questo impianto. Ha ancora senso protestare per, in qualche modo, contro questi impianti che sono dei biodigestori, insomma, che non provocherebbero problemi per il territorio? Ha senso protestare quando c'è una scelta calata dall'alto e sbagliata. Noi non diciamo no a prescindere, perché capiamo che il ciclo integrato di rifiuti è un sistema industriale che richiede, come dire, una impiantistica ad hoc, e il biodigestore entra in questo contesto. Però sarebbe lungo tutto il discorso sulla questione Chianche, ma là c'è stata una manifestazione di interesse da parte del Comune che ha visto, diciamo, questa prospettiva, l'accolta, facendo, secondo noi e secondo anche il resto dei comuni dell'area, una scelta sbagliata per diversi motivi: perché c'è una viabilità inidonea, inadatta, c'è un'area che non è un'area industriale ma un'area PIP individuata, tra l'altro, con diverse difficoltà, con diversi problemi che ha avuto in passato, sottoposta anche a sequestro per un certo periodo, eccetera. Molto prossima al fiume Sabato, e in un'area di coltivazione di pregio, di vitigni DOC G del Greco di Tufo. Per cui c'è una serie di questioni che non possono essere trascurate, che ci fa dire che, tra l'altro, un biodigestore di natura anaerobica in quel contesto non è utile al territorio. Ecco perché il ricorso al TAR che si discute oggi, mi fanno sapere che tra circa una mezz'ora c'è la discussione della causa. Accanto a questo, siccome noi abbiamo colto anche degli elementi molto critici nel progetto, chiederemo che venga fatta una informativa al Ministro dell'Ambiente, ma anche un esposto alla Procura della Repubblica. Insomma, al di là del TAR, la battaglia continua per la difesa dell'ambiente. Grazie al dottor Franco Mazza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, che è stato il nostro ospite per questo approfondimento. Grazie in regia ad Orlando Materazzo, naturalmente grazie a voi che ci avete seguito. Buon proseguimento con 8 Channel. Arrivederci.